Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing delle novità del 2022 per quanto riguarda Seika, riguardanti il Fresh e anche volendo Saltwater. Mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Quindi ragazzi, superiamo i 120 like per altri video delle novità del 2022 Seika Tubertini, che magari vediamo di fare qualcosa di un pochino più particolare. Quindi mi raccomando, non fate quelli dal braccino corto, che vi ricordo adesso, aspetto che così mettete like. Dato che adesso avete messo like, via con la sigla. Vai il pacchettozzo, che però non è totalmente pieno. Allora, ci sono due categorie di novità. Adesso vado a prendere la prima. I nuovi piombi della serie SK per lo spinning. Ci sono quattro tipologie di piombi. Qua ho la prima, ovvero gli SK Drop Shot Round. I piombi non sono nuovi, però hanno un rapporto prezzo-quantità veramente che fa invidia alla concorrenza. Cioè, un pacchetto di piombi non costa niente rispetto a molti altri brand. Quindi questi sono i primi, ci sono in varie dimensioni, soprattutto ho spinto per i piombi da drop più piccoli. Infatti la prima busta qua è un 3,5, che fidatevi, piombi sotto i 5 grammi è difficile trovarli nei negozi, quindi ho spinto molto per farli. Sono veramente piccoli. Ad esempio, una busta dovrebbe stare sui, penso, 2-3 euro. Nella busta da 3 grammi e mezzo abbiamo 7 pezzi, quindi fatevi un po' voi, dopo vediamo gli altri. Però, ragazzi, fidatevi, fate scorta prima che finiscano, perché costano veramente poco. Classico piombettino da drop. Allora, abbiamo, io ho preso il 3,5, che mi serve in particolari condizioni. Un'altra di 3,5, poi abbiamo il 5 grammi. Altri da 5 grammi, poi c'è il 7 e ho preso anche i 10 grammi che io uso spesso. Eccoli qua. Allora, c'è da dire, allora, del round, il 3,5, il 5, il 7, il 10, 14 e 20 grammi. Ecco, il 7 grammi ci sono 5 piombi, quindi fatevi un po' voi i conti dopo. Bene, e i primi sono andati. Andiamo avanti con i Ceburaska. Allora, qua abbiamo le bustine. Anche questi, come tutta la serie di piombi SK, sono veramente economici rispetto ad altri marchi. Bello del Ceburaska è che puoi fare esche piccole con alte piombature, esche grandi con basse piombature, e inoltre hai una mobilità molto più alta perché c'ha molto più gioco e quindi si muove meglio. Ecco qua, questo è un 3 grammi. Ok, in più, a differenza della testina, vabbè, a parte che il rapporto è più economico, ma abbiamo anche il vantaggio che possiamo montare la Mi Texas, quindi al posto di mettere magari una testina che si può perdere per via degli incagli, si può mettere una Mo Texas, così è più difficile da incagliare. Allora, ho il 3 grammi, il 10 grammi, proprio per andare giù cattivo sui correntoni, il 7 grammi e il 5 grammi. Quindi ci sono da 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18 e 21 grammi, quindi c'è una grandissima varietà che si possono usare sia da light spinning, sia per la pesca alla spigola, di tutto ci fai. Fai spigola, reali, cavedani, trote. Puoi usare anche come pesi per il luccio, per il siluro, da piombare le gomme, farci un sacco di cose. Continuiamo con i piombi, abbiamo i drop shot barrel, ovvero quella a cilindretto. Io qua ne ho presi giusto un paio di grammature, ho la 10 e la 14 perché di solito le utilizzo nelle grammature un pochino più spinte, questi, per bazzicare bene sul fondo. Eccoli qua, che anche questi disponibili nel 3,5, 5, 7, 10, 14, 20 grammi. Eccolo qua. Poi eventualmente ci sarebbero anche i piombi da Giga Rig, che
io non utilizzo come montatura, quindi non sono stato là a prendere. Poi passiamo alla seconda novità, questa è un pochino più importante. Allora, sono usciti i nuovi Wiki Shad. Shad paddle a coda molto stretta con diverse colorazioni, io le ho tutte tranne le due azzurre. Abbiamo quindi rosa e bianco. E tra l'altro sono quelli che ho utilizzato anche in Garda per pescare, che era questa colorazione. I 2-4 grigio-nero, 2-4 verde-salvia, 2-4 arancio, 2-4 bianco-perla e verde-fluo. Poi ci sarebbero altri due azzurri, come ho detto prima. Questi 2-4 sono in pollici, sono 60 mm, 6 cm. E questi shad rispetto a quelli simili hanno una mescola che comunque è abbastanza elastica, ha una buona tenuta sull'amo. Inoltre, a differenza di altri, tengono molto di più il pesce. Ovvero, altri shad simili con tre realini da 15-20 cm, boh, sono da buttare via. Questo puoi prenderci anche 3-4 siluretti e lo puoi ancora utilizzare. Ha una qualità della gomma più resistente. E anche rispetto ad altri shad simili, hanno il bello che sono leggermente più allungati e meno tozzi, che sul pesce apatico funziona meglio. Stesso shad nella versione più grande, ovvero 3 pollici, ovvero 75 mm, sempre le stesse colorazioni, verde salvia, rosa, grigio nero, bianco perla, arancione e verde fluo. Infine ho preso anche i 3,5 per andare a pesci un pochino più di taglia, branzini, grossi reali, bass, perca e così via, che sono quindi 9 cm. Abbiamo sempre gli stessi colori. Inoltre sono disponibili in un'altra taglia, ovvero 11 cm e mezzo, e tutti questi shad sono già scentati di base, conoscente al pesce. Dunque, ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vi ricordo che se lasciate tanti like vi porterò qualche novità in più, vi farò vedere qualcosa in più nel dettaglio. No, vi farò vedere qualcosa un pochino più nel dettaglio. Scrivetemi anche qua sotto cosa vi piacerebbe vedere, che io ve lo porto. Dunque, grazie a tutti per la visione del video e direi quindi ciao a tutti!